Bentornato al mio canale istantanee di felicità. Oggi faremo una meditazione sul quinto chakra, o definito anche chakra della gola. Il suo nome in sanscrito è Vishuddhi e significa purificazione. Il suo mantra è Am ed è localizzato all'altezza della gola. È un centro importante perché è la sede della comunicazione verbale, della capacità di esprimersi e anche della creatività, e ci permette quindi anche di comprendere gli altri e interagire con loro. La sua disfunzione porta a chiusura, a non riuscire a manifestare ciò che si pensa, e a livello somatico può portare disturbi come il mal di gola, il raffreddore, i problemi anche magari di tiroide. Quando invece questo chakra funziona bene, ci permette di essere comunicativi e creativi. A volte vorremmo dire delle cose, ma non troviamo le parole adatte per manifestare il nostro pensiero. A volte quindi non riusciamo a difenderci. Non riusciamo a parlare. Ed è per questo che è un chakra molto importante. È importante che sia in equilibrio. Dobbiamo curare il nostro modo di esprimerci, cioè rendendoci conto se abbiamo delle limitazioni, se abbiamo dei pensieri che ci portano a non esprimerci. E allora ci sediamo in una posizione comoda, con la schiena eretta, e chiudiamo gli occhi. Rilassiamo le spalle, le braccia, le mani, le gambe, le cosce, i polpacci, e poi poniamo l'attenzione al nostro respiro. Sentiamo l'aria che entra dalle narici, solleviamo le spalle, poi la pancia, e quando esce l'aria dalle narici, contraiamo la pancia che si svuota. Continuiamo a inspirare ed espirare. E possiamo immaginarci che quando inspiriamo, inspiriamo una luce meravigliosa, brillante, bianca. Entra quest'aria pulita, bianca, questa luce entra dal naso, passa dalla gola, va a riempire i polmoni, purificando i polmoni, il sangue e ogni cellula del nostro corpo. Inspira ed espira lentamente, ponendo attenzione a quello che ti sta succedendo,
a come stai purificando te stesso. Grazie a quest'aria pulita e luminosa che entra dalle tue narici e si espande per tutto il tuo corpo. Senti che sempre di più sei sereno, sei sempre più calmo. Il tuo corpo è sempre più rilassato. Ora poni l'attenzione alla gola e immagina che questa luce da bianca diventi azzurra. E questa luce all'altezza della gola si espande sempre di più fino a circondare le tue spalle. Questa luce azzurra è purificatrice. E tu ti senti sempre più calmo, in un grande senso di benessere. E mentre sei concentrato sulla gola, puoi pensare a te stesso come un essere che riesce ad esprimere se stesso in modo chiaro, limpido e leggero. Immaginati mentre riesci a parlare liberamente senza impedimenti. Nella piena possibilità di poter esprimere ciò che vuoi. Vedi che puoi manifestare le tue opinioni con serenità, in modo pacato. Perché sei consapevole che le parole che esprimi vanno dette con determinazione, ma anche con gentilezza, con delicatezza. Questo ti aiuterà a farti comprendere dall'altro. E sempre più prendi coscienza di te stesso e sempre di più pensi di poter esprimerti, di poter parlare lontano dalle costrizioni. Senti che ti stai sbloccando e che puoi affermare le tue opinioni. Sai che può contare sul tuo modo di riflettere, che non ti esprimerai in modo violento, ma saprai trovare il tempo per pensare alle parole più adatte, per farti comprendere senza ferire.
Le mie parole sono melodia. Senti che sei sempre più leggero, grazie alla consapevolezza di poterti esprimere liberamente. Senti il tuo chakra della gola libero e fluido. Continui a respirare con delicatezza e in modo fluido. Sei circondato da questo colore meraviglioso azzurro che porta pace e benessere. Ti purifica e ti connette sempre più con te stesso. Continua a respirare pensando che potrai sempre manifestare i tuoi pensieri e la tua personalità senza paura, aprendoti alla vita, alle esperienze che ti porta con serenità. Ora puoi comprendere te stesso e gli altri. Non temi più di ferire gli altri e di essere ferito dagli altri. Il tuo respiro è fluido e leggero, così come possono essere le tue parole. Libero da questi blocchi, puoi essere creativo e vivere delle esperienze meravigliose. E respira leggero, leggero e sempre delicatamente riprendi il contatto con il tuo corpo puoi iniziare a muovere le dita delle mani, le dita dei piedi, e quando te la senti potrai riaprire gli occhi.